C'è una lettera che mi ha molto colpito, mi ha molto anche dispiaciuto. È un ragazzo giovane, ha quanti anni ha? 27, credo, vero Vito? Sì, 27. Ciao Buongiorno, Vito, allora salve a Vito è tutti. salernitano, studia legge e fa il cameriere per mantenersi agli studi. Che è successo, Vito? Mi scrivi testuale, lo leggo proprio testuale, che sei incazzatissimo. Perché? Buongiorno, salve a tutti. Allora, sono incazzatissimo perché mi è stato negato qualcosa a cui io ho pienamente diritto, cioè l'indennità Covid per i lavoratori stagionali del settore del turismo. E E mi è perché stata ti è negata stata dall'Inps. negata? Spiega bene, respinta, eccola qua, la stiamo vedendo. Non Esatto, risulta sì. essere un lavoratore stagionale. Perché non risulti esserlo? Non risulto essere un lavoratore stagionale a causa di un impiego di 24 giorni che ho avuto nel mese di novembre a Roma, il quale appunto non mi consente di accedere al bonus. Il problema è molto più grande, nel senso che io sono stato qualificato come lavoratore stagionale dal mese di maggio al mese di ottobre, e con tutte le comunicazioni di rito, il certificato Unilab, l'UniEmmens, con tutti i flussi di dati. E niente, in pratica, Hai lavorato in un dopo 50 ristorante a giorni. Piazza di Spagna, se ho capito bene, per 24 giorni. Sì, ho lavorato per un ristorante a Piazza di Spagna per 24 giorni, sì. E quindi cosa ti dicono? E cosa sei a questo punto? Non mi hanno detto niente, mi hanno semplicemente detto che non sono un lavoratore stagionale, quando, tenendo presente il decreto cura Italia del 17 marzo, non si fa da nessuna parte riferimento a un'ultima esperienza lavorativa. Si dice semplicemente che, individuato un lasso di tempo dal 1 gennaio 2019 alla data del presente decreto, cioè il 17 marzo, si deve essere stati qualificati come lavoratori Scusami stagionali. Vito, cosa intendi fare? Mi hai detto che vuoi fare causa? Sono incazzatissimo, intendo fare assolutamente causa all'Inps, perché qui si tratta di circa 3.000 euro tra quelli che sono gli aiuti governativi Allora, e quelli della regione. fermati un attimo.